Signore e signori, benvenuti a questo nostro appuntamento. Panorama Procida dall'isola di Arturo. Oggi ospite con noi l'assessore Antonio Caranante. Antonio Caranante si occupa di Vivara, si occupa di Terra Murata, si occupa di contenzioso e in ultimo, ma non per ultimo, del lavoro dei marittimi. E proprio da questo vorrei partire con l'assessore. Io so che in questi ultimi tempi hai una delega, questa delega ti è stata assegnata non più di 2 mesi fa, quindi hai fatto una serie di incontri, hai avuto modo di parlare con i circoli, con la scuola. Ecco, a che punto è e quali sono i programmi, gli obiettivi che ti stai ponendo? Allora, innanzitutto grazie a Guglielmo Talircio e Massimo Novillo per questa iniziativa, perché tutto ciò che, come dire, è comunicazione, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione e la politica in genere, penso sia sempre benvenuta. Poi mi ricordo anche un episodio, un'esperienza simile, ti ricordi con la bussola? Sì. Gli incontri della bussola. Qualche tempo fa col compianto Nicola Pellicchia, certo. Che ricordo sempre con grande affetto. Sì, ritornando alla, certo, alla tua domanda, sì, ho questa delega lavoro marittimo, ringrazio ancora una volta il sindaco che mi ha dato fiducia su questa cosa. Era una delega di cui già in campagna elettorale avevamo parlato, perché durante la campagna elettorale avevamo ravvisato la necessità di raccogliere quelle che erano tutta una serie di lamentele. I procidani hanno una tradizione marittima importante, per cui è altrettanto importante occuparsene. Però ovviamente il comune di Procida sotto questo profilo non è che ha grandissimi poteri, però può, come dire, alimentare tutta una serie di sinergie, di meccanismi presso semmai le sedi competenti, verso il Ministero dei Trasporti, per fare in modo che talune istanze di questa categoria, che anche oggi conosce un periodo di crisi, non tanto legate a una situazione economica, ma più che altro per una sofferenza, una concorrenza, anzi, del marittimo italiano rispetto al mercato internazionale. E per prima cosa ho ritenuto, diciamo, riunire intorno allo stesso tavolo quelli che sono i circoli, perché abbiamo il circolo capitale e macchinista, abbiamo il collegio dei capitani e abbiamo anche un'associazione ulteriore. Anche qui, diciamo così, c'è Procida, non si fa mancare nulla, no? In ogni cosa ci sono tante parti, siamo effervescenti, sì, siamo effervescenti. Dire, molto, molto attivi, molto variegati, e per cui abbiamo iniziato a interloquire. Poi ci sono tutta una serie di problematiche che sono venute fuori. Diciamo che il mio primo obiettivo è quello di creare una commissione di lavoro composta dai rappresentanti dei circoli, da marittimi attivi, cioè coloro che svolgono attivamente, e di procedere ne abbiamo tanti, perché abbiamo anche tanti marittimi che occupano posizioni importanti come ufficiali, ma anche come impiegati, come dirigenti, e quindi è giusto sentire la loro voce, le loro istanze, e ci portano in casa quelle che sono le problematiche. E poi ovviamente avremo anche un rappresentante dell'Istituto Nautico, e sotto questo aspetto ho già parlato con la preside Maria Saletta Longobardo, la quale si è dimostrata molto propensa a un discorso del genere. Per cui ci sono tutti i presupposti, diciamo così, per lavorare bene. Già ci sono dei primi, diciamo, incontri, ci sono stati, e quindi sul tavolo ad esempio c'è la problematica dell'AIMO 2017 che riguarderà il rinnovo di tutta una serie di titoli, di certificati per i marittimi italiani, e quindi occorre sollecitare il Parlamento italiano per adottare dei decreti di attuazione. E qui ovviamente entriamo un po' nel dettaglio. Non so a che punto sta questa situazione, però sembra che si stia evolvendo. Ecco, per il passato si era parlato di ridare al nautico, che poi nel frattempo è diventato istituto di trasporti e logistica, il titolo di nautico, un po' per affezione, un po' perché ci inquadra direttamente nel settore marittimo. Sì, perché in effetti basti pensare che le problematiche del lavoro marittimo oggi rientrano nella competenza del Ministero dei Trasporti. Questo per dire cosa? Che ovviamente il legislatore oggi individua il lavoro marittimo nell'ambito dei trasporti.
che secondo me è riduttivo, però dobbiamo anche tenere conto che i marittimi in Italia rappresentano, penso, lo zero, letto da qualche parte, intorno allo 0,5 di lavoratori. Vabbè, certo, Procida non può essere l'ombelico del mondo, è vero che per noi no, è la maggior parte. I lavoratori marittimi però rappresentano una percentuale, diciamo così, non granché significativa per il legislatore, per cui capisco anche l'esigenza di chi ha bisogno di riordinare da un punto di vista normativo, di accorpare questa categoria, però qui già entriamo in un ambito diverso. Più che altro ci sono problematiche importanti per quanto riguarda ad esempio la competitività dei certo, nostri marittimi, la formazione, certo. Quindi la formazione, più lingua inglese, oggi gli esami per la patente da comandante, comunque anche da direttore certo di macchina, presuppongono un preliminare esame di inglese, a prescindere dalle conoscenze certo tecniche, e questo ce la dice lunga su quelle che possono essere le difficoltà. È un istituto nautico dove oggi ci sono 3 ore di inglese a settimana. È ovvio che qualcuno potrà dire sì, ma il comune di Procida non può fare nulla, è vero, certo, però l'ente locale, però, ovviamente. Però io questa esperienza di amministratore, diciamo così, me la gioco a 360 gradi, nel senso che ritengo che le amministrazioni e gli amministratori debbano farsi portavoce di talune tematiche, certo, e cercare poi di farle sentire nelle sedi istituzionali, in questo caso nelle commissioni parlamentari. E quindi ho coinvolto tramite un invito a quelle che sono i comuni che hanno una tradizione marittima molto vicina alla nostra, quindi Sorrento, Piano di Sorrento, Monti di Procida, Torre del Greco, i quali hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Per cui a breve, cioè nel giro di un mesetto, un paio di mesi al massimo, vorrei organizzare un incontro pubblico con loro in maniera tale da coalizzarci, fare un documento comune, certo, e quindi poi portare a Roma. Un documento comune che chiaramente includerà anche, perché no, una modifica di quelli che sono i programmi didattici. Mm-hmm. Perché un'altra lamentela che nasce, che, o meglio che viene portata avanti, è il fatto che molte volte i programmi sono obsoleti, cioè ufficiali procidani imbarcati su, diciamo, nelle principali compagnie di navigazione del mondo ci dicono che molte volte i programmi sono troppo lontani dalla realtà, per cui il giovane allievo si trova un po' spaesato. Queste sono riforme importanti che ripeto, l'amministrazione. Ma certamente vuole tempo, ci vuole tempo, è anche una questione di redazioni, però perché porci dei limiti? Ci proviamo, poi chiaramente se ci riusciamo è bene, se non ci riusciamo però almeno abbiamo fatto certo il nostro compito. Sicuramente avremo occasione e modo di approfondire in altri incontri le problematiche dei marittimi, che poi sono oggi come oggi il cuore pulsante, il PIL del comune di Procida, per buona parte, 60-70%, ancora si fonda su questo tipo di attività, per cui ovviamente è un problema sentito ed è un'esigenza concreta ed immediata. Ovviamente con l'assessore vorremmo affrontare in questa sede e un pochettino anche le altre problematiche, le altre deleghe importanti, a partire da Vivara. Vivara se ne parla da tempo, varie situazioni, varie vicissitudini. Per qualche tempo, nel 2015-2014, si è avuto l'opportunità di aprire al pubblico, non in maniera intensa, però si è aperto per delle escursioni, e però oggi praticamente è ancora chiuso, il cancello è ancora chiuso. E su questa, sull'isolotto di Vivara, si fonda almeno la speranza di una prospettiva turistica, ambientale, compatibile, ma certamente ci sono delle grosse aspettative. Ora, Antonio, se puoi farci un breve excursus della storia di Vivara, ovviamente con i temi televisivi che tu sai, quelli che sono, e poi riagganciarci a quello che sono oggi, ecco, stamattina, com'è la situazione. Allora, io ovviamente ripercorro in maniera molto sintetica, perché poi i procidani che chiedono giustamente quando si riapre Vivara possono avere l'impressione che tutto sia fermo, perché noi ci siamo insediati, io non voglio ripetere sempre lo stesso leitmotiv, no? Cioè il fatto di dire ma noi siamo arrivati solo 7 mesi fa, 8 mesi fa, no.
io non lo, diciamo così, l'abbiamo detto perché chiaramente ci siamo trovati in certe situazioni e mi sembrava giusto dirlo per rispondere a qualcuno, insomma, che ce lo chiedeva. Oggi che sono passati ormai 8 mesi da quando siamo stati eletti, allora può apparire che le cose siano immobili, perché ovviamente la popolazione, la gente chiede la quotidianità, poi siamo stati eletti, come dire, siamo stati premiati dalla cittadinanza perché siamo stati ritenuti meritevoli di una speranza che le cose potessero cambiare in un certo modo. Detto questo, però, dobbiamo anche mettere sul tavolo quelli che sono i problemi. Fermo restando, come amministratore abbiamo il compito di risolvere i problemi, però li dobbiamo dire perché chiaramente altrimenti la gente non comprende bene. Molto sinteticamente, quando mi sono insediato, ho ricevuto la delega, Vivara era chiusa al pubblico, era chiusa fino a una settimana fa, poi spiegherò l'evoluzione ultima, in quanto c'era stato un sopralluogo della Guardia di Finanza che tramite i Vigili del Fuoco aveva ordinato di adottare tutta una serie di misure di sicurezza. Spiego molto sinteticamente che Vivara è riserva naturale con un decreto del Ministero dell'Ambiente dal 2002 e in quanto tale, in parole molto semplici, è gestita da un comitato di gestione, quindi la riserva naturale è una riserva appunto gestita da un comitato di gestione composta da un componente del Comune di Procida, un componente della Regione Campania, un componente del Ministero dell'Ambiente e un componente nominato dalla Fondazione Albano Francescano, su cui poi si apre una puntata proprio apposita. Quindi è il comitato di gestione che gestisce la riserva naturale. Chiaramente il Comune di Procida, essendo Vivara territorio del Comune di Procida, ha una sua appunto potere amministrativo, però sulla gestione della riserva c'è il comitato di gestione. Il comitato di gestione quindi ha adempiuto a queste misure di sicurezza, quindi ha messo in sicurezza gli immobili e in questo periodo la Guardia di Finanza aveva prescritto che ci fosse il divieto di accesso al pubblico. Ora, quando mi sono insediato io, il comitato di gestione aveva in parte terminato questi lavori. Terminati quindi, e terminato il processo penale a carico del presidente del comitato, Maurizio Marinella, con cui mi sono incontrato più volte, anche lui poi da persona, come dire, per bene, che ha contatto con la giustizia, purtroppo ne rimane sempre traumatizzato. E per cui più volte ha minacciato anche le dimissioni. Però detto questo, una volta ho subito seguito il procedimento penale per vedere un attimino lo stato dell'arte. Dopodiché ho convocato gli avvocati dell'Albano Francescano e del Comune di Procida, perché nel frattempo era sopraggiunta una sentenza della Corte d'Appello che diceva che la proprietà di Vivara non fosse più della Fondazione Albano Francescano, ma degli eredi dello scotto La Chianca, dopo 70 anni, una sentenza che ha sorpreso tutti, per cui capite insomma lo stato dell'arte. Comunque, per portarvela a breve, cosa è successo? Che quando poi tutti gli immobili sono stati messi in sicurezza, siamo entrati nel classico caso all'italiana, cioè nessuno si... A chi diamo le chiavi per aprire? Nero su bianco, dice sì, da domani mattina potete entrare tranquillamente. Purtroppo questo è un paese che va così e allora ho convocato un incontro con la Guardia di Finanza, con i Vigili del Fuoco. Nel frattempo la Guardia di Finanza si era trasferita da Procida a Pozzuoli, per cui gli ufficiali che allora si erano occupati di questa cosa non erano più loro competenti. E ad ogni buon fine, insomma, l'incontro si è tenuto venerdì scorso, abbiamo redatto un verbale per cui ora abbiamo la possibilità di aprire al pubblico. Però ora si ha un'altra partita, perché bisogna adottare una serie di provvedimenti di sicurezza, quindi il ponte, ci saranno dei bagni che dovranno essere rigorosamente ecologici, ecocompatibili, e quindi ci sono i tempi tecnici per fare tutto questo. Già stamattina con l'ufficio tecnico abbiamo avviato la procedura per il ponte, e mentre invece il comitato di gestione si occuperà dell'acquisto di questi bagni ecocompatibili, però bisogna attendere l'approvazione dei bilanci di previsione. Questo ovviamente mi dispiace usare dei termini un po' tecnici, però purtroppo
amministrare anche questo, lo devo dire, perché altrimenti sembra, ripeto, che ci sia un immobilismo totale e invece si continua a lavorare tra le maglie della burocrazia. Ora, dal tuo punto di vista, proprio perché hai dovuto fare in 7 mesi realmente un corso accelerato probabilmente per acquisire tutte le conoscenze di questo meccanismo, che oggettivamente ora, al di là del fatto di aprirlo o di non aprirlo, ma probabilmente va reso più snello, anche perché ci sono tanti, bisogna comprendere la regione che cosa vuole fare, che poi tutto sommato nomina una persona, ma insomma poi soldi la regione non ne mette, tutti questi personaggi che ci sono, poi alla fine come riusciamo a sostenere nel momento in cui lo apriamo? Ci sarà un biglietto, ci sarà, cioè, perché poi alla fin fine le spese di gestione in qualche modo, oppure tutto volontario e utilizziamo il bene? Allora, Vivara, ripeto, c'è il comitato di gestione che annualmente presenta dei progetti al Ministero dell'Ambiente, e il Ministero dell'Ambiente, laddove ritiene che questi progetti siano meritevoli di finanziamento, finanzia. Quindi il comitato di gestione da parte sua già ha finanziato un po' di cosette, c'è già un progetto finanziato che prevede lo spostamento del cancello, che prevede il ripristino dei sentieri. A mio parere Vivara ha delle potenzialità enormi, la regione Campania è spettatrice sostanzialmente in questa fase. Ma dal tuo punto di vista non sarebbe il caso che anche la regione, perché poi sul ponte, che è ponte ma insomma ci stanno delle situazioni, lo stesso avere un isolotto al centro della regione, unico, in qualche modo anche un po' di investimenti probabilmente male non sarebbe. Ma ripeto, cioè, il problema, a mio modo di vedere, il problema non è il ruolo della regione, neanche il ruolo economico, perché ripeto, il Ministero dell'Ambiente ha una grande attenzione verso Vivara. C'è una macchina che bisogna far funzionare meglio, cioè mi spiego, molte volte in taluni posti si insediano persone, come dire, che però messi sul ponte di comando sono un attimino, come dire, immobili, ma non per incapacità, perché sono terrorizzati un po' dalla burocrazia e anche dalle responsabilità che bisogna necessariamente prendersi. E allora il comitato di gestione ha i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, per cui io sono abbastanza ottimista su uno scenario futuro, ci sono tutti i presupposti, però ovviamente ci vuole un'assunzione di responsabilità. Allora, come comune di Procida noi fungeremo da pungolo, perché ovviamente non abbiamo un potere di spesa su Vivara come non ce l'ha la regione Campania, ce l'ha il Ministero dell'Ambiente, perché ripeto, è una riserva naturale, c'è, cioè, un luogo ritenuto dal Ministero dell'Ambiente di particolare interesse ecologico, ambientale e naturalistico, e in più Vivara è una riserva naturale cosiddetta orientata, cioè è una riserva naturale presso cui può essere esercitato un tipo di turismo di natura didattica. Quindi abbiamo già una connotazione, certo, specifica, ci sono i finanziamenti, ci saranno, per cui le potenzialità sono enormi, non è tanto, ripeto, un problema di competenze amministrative, è più che altro la voglia di mettere in atto alcune cose. Poi teniamo conto che ci giochiamo anche una partita importante, questo l'ho detto più volte, il comitato di gestione, cioè Vivara dovrà essere una sorta di esperienza naturalistica, e quindi dovrà attirare un certo tipo di turismo, dico tra virgolette di qualità, anche se non mi piace parlare di turismo di qualità perché sembra, come dire, quasi... Sicuramente parliamo di persone che non arrivano con la macchina, di persone che più tranquilli, non voglio fare la distinzione di specie tra i turisti di serie A e di serie B, perché tutti i turisti sono uguali, solamente che ovviamente Procida ha delle caratteristiche tali che secondo noi deve essere molto valorizzata su un certo tipo di target, non facciamoci illusioni, siamo un territorio piccolino, abbiamo delle risorse preziose, quindi dobbiamo orientarci verso un certo tipo di turismo, per cui Vivara potrà essere un banco di prova molto importante. Quindi l'accesso delle visite verrà fatto tramite delle guide che hanno già fatto un corso, a breve verrà pubblicato un bando su cui stiamo lavorando per selezionare le visite guidate. Anche qui
ci giochiamo una partita, perché si discute su fare vari tipi di percorsi, un percorso meramente didattico, un percorso quindi più specialistico e più per gli appassionati, gli addetti ai lavori. Basti pensare, io sono andato domenica scorsa a fare un sopralluogo tecnico, io in vita mia non avevo mai visto i corbezzoli, non avevo visto il mirto. Eh beh, certo, poi la natura ci cambia di minuto in minuto. Ci sono le orchidee, diciamo, spontanee, quindi c'è un mondo da scoprire, e questo è il turismo a cui andiamo e che dobbiamo, ed è ancora tutto in nuce, tutto ancora da come dire, da produrre. Io penso che nel momento in cui troviamo la strada giusta e l'organizzazione giusta, perché io parlo più di organizzazione che di altro, io penso che non ci debbano essere grandi problemi. L'importante è che passi il messaggio che Vivara è una riserva naturale orientata, si andrà lì per vivere un'esperienza naturalistica a tutto tondo, unica, quasi unica nel suo genere, e questo sarà un tassello importante. È una svolta per Procida questo. Sicuramente sì, molti procidari ovviamente si chiedono: ma noi dobbiamo sempre fare fila, potremmo andare quando vogliamo, dobbiamo seguire delle regole? Io sì, ho capito quello che dice. Però ovviamente io penso, quando tu entri in un salotto dove ci sono dei mobili pregiati e c'è un pavimento del 500, tu chiaramente ci entri con cautela. E la stessa cosa si dovrà fare per Vivara. Quindi i procidani chiaramente entreranno gratuitamente, però seguendo delle regole. È chiaro che è una riserva naturale, e le pasquette che abbiamo fatto noi da ragazzi. Premesso che almeno una generazione su Vivara non c'è stata proprio, quindi esatto. Diciamo. Però io mi ricordo che negli anni 80, fine anni 80, si andava lì liberamente, ci mangiavamo il panino, ce l'avevano i bracci, si giocava. Assolutamente sì. Ora questo, ma non perché lo decide il comune di Procida. Sì, era così. Ora non è che il comune di Procida ha detto. Sono subentrati è una riserva naturale e istituita con un decreto del Ministero dell'Ambiente, quindi noi dobbiamo attenerci a quelle che sono queste regole. Però io ho fatto il percorso, poi ci saranno nuovi percorsi, nuovi sentieri. Io penso che pochi procidani, ad esempio, hanno visto i fortini napoleonici che ci sono lì, che sono bellissimi. Però oggi avranno l'opportunità, perché mentre parliamo scorrono delle immagini, facciamo vedere, ovviamente è lì, meglio vederli dal vivo. Infatti ho detto al comitato di presentare subito un progetto di cui ho già approvato per ripristinare questi sentieri, e quindi lì sarà, secondo me sarà bellissimo, anche, ripeto, per i fortini napoleonici. Non parliamo poi degli scavi archeologici. Perché io per la prima volta quest'estate ho visto gli scavi archeologici, ho visto dal vivo il professore Marazzi dell'università, che da anni si occupa di questi scavi. Ci sono reperti archeologici del 1500 a.C., cioè stiamo parlando di 3500 anni fa. Che non più dell'anno scorso sono rientrati a Procida e si trovano nel Palazzo della Cultura. Quindi un altro sogno, il Museo Civico, riportare questi reperti archeologici, una parte anche al Museo di Ischia, una parte al Sor Orsola. Il sogno è quello di riportarli tutti a Procida, quando avremo ovviamente la forza e la struttura per farlo. Quindi io, come dire, siamo in presenza di anzi un patrimonio inestimabile, ma ripeto, non solo sotto il profilo meramente turistico, che comunque ha la sua importanza, per carità di Dio, ma soprattutto sotto il profilo culturale, che è lì che, come dire, andiamo poi a fare una vera differenza con tante altre località turistiche. È un patrimonio nel momento in cui è fruibile, ora uno lo spende o meno, ma comunque penso, è un patrimonio un percorso che va valorizzato. Turistico, Palazzo d'Avalo, Sabbazia, Santa Margherita, Vivara, Palazzo della Cultura, Museo Civico, un Palazzo della Cultura che oggi è completamente sottoutilizzato. Questo poi si apre un altro capitolo, ora, stiamo ragionando. Ora proprio per i nostri tempi sono questi, e si è capito che avremo ancora tante altre occasioni per approfondire le varie tematiche, quindi è un invito già esteso alle prossime volte per approfondire un po' questi problemi. Una domanda però vorrei fartela per quanto riguarda Terra Murata. Anche qua è in atto un percorso, già iniziato 2-3 anni fa, almeno iniziato da quando è stato consegnato al comune. Ora tante persone vengono, idee, quante ne vuoi, chi vorrebbe fare questo, chi vorrebbe fare quello. Alla fine oggi un pochettino facciamo un bel punto della situazione, ovviamente poi approfondiremo in altre situazioni. Sai, un vecchio amministratore, cioè un precedente amministratore, mi ha fatto una domanda pochi giorni fa, mi ha detto: ma tu cosa stai facendo per Terra Murata? No, perché poi ovviamente
ho delle deleghe, come dire, impegnative. Presso cui, diciamo così, lo svantaggio e il vantaggio è che eventuali frutti si vedranno a lungo termine. E 5 anni in questo senso sono 5 giorni. E io ho risposto a questo mio collega ex amministratore, ho detto: sto studiando. Però qualcuno potrebbe dire: vabbè, mentre il medico, come dire, studia e poi fine muore, no? Mi faccio una battuta, faccio una battuta a me stesso. Dico questo perché, e lui infatti è rimasto un attimino spiazzato, ha detto: mi fa piacere che mi rispondi in questa maniera, perché altrimenti avevo già pronto una risposta per te, che possiamo immaginare. Però, cosa voglio dire? Che ovviamente Terra Murata è, inutile dirlo, potrà essere il volano per tante cose a Procida, come poter rimanere un'eterna cosa incompiuta, un'opera incompiuta. Sperando che il tempo poi non faccia qualcosa di grosso, perché è là effettivamente il lavoro, strutturalmente, cioè, c'è di tutto e di più, e il tempo potrebbe lavorare contro, certo, da questo tempo, punto di vista. Sì, il tempo sicuramente è un altro fattore da considerare, però su Terra Murata ovviamente poi non certo. Dico le persone mi suggeriscono quello che potrebbero fare, ma per carità di Dio, il problema non è, diciamo, quello che si potrà fare, il problema è la sostenibilità di quello che si potrà fare. A proposito, cosa hai pensato economicamente quando Renzi ha detto: diamo 80 milioni di euro al carcere in questi giorni? Allora, io penso che nella vita, diciamo così, le occasioni bisogna cercarle. E lì è stato, leggendo i giornali abbiamo saputo, insomma ho letto, che tutto è nato da un'idea di Zingaretti, il presidente della regione Lazio, che poi ha fatto un sms al presidente Renzi, e dicendo appunto che siccome il carcere aveva ospitato Pertini da partigiano, prigioniero politico, lì era nato, come dire, i fondamenti del Partito Socialista Europeo. E da lì poi è nato un interessamento. Io posso dire questo, che Procida, secondo me, e lo dico senza, il carcere di Terra Murata del Palazzo d'Avalos è di più del carcere di Ventotene, perché c'è un'accezione, diciamo, culturale molto più forte. Perché ricordiamo che è un palazzo rinascimentale adibito a carcere, a bagno penale, da Re Ferdinando, per cui abbiamo una componente di carattere sia culturale e artistico che poi, diciamo così, strutturale. Assolutamente. Quindi è un mix che secondo me è unico in Italia. La RAI ha fatto un servizio, sono rimasti estasiati. Abbiamo quindi dei contatti, ritornando poi alla domanda principale, dei contatti per fare in modo che nel frattempo Palazzo d'Avalos sfrutti appieno la sua potenzialità culturale tramite istituzioni culturali importanti nazionali. Nel frattempo stiamo ragionando con la Regione Campania per le opere strutturali, perché sono quelle che ci preoccupano di più. Dopodiché, ripeto, quello che si potrà fare su Vivara, ognuno di noi potrebbe avere 500 idee, un po' come un po' come gli allenati, ogni italiano è un po' l'allenato. La sua squadra. Allora, anche su Terra Murata è così, tutte idee bellissime. Quello che stiamo ragionando e che sto studiando con dei professionisti del settore è la sostenibilità, cioè capire come poi garantire il mantenimento economico, perché possiamo anche costruire il Museo di Arte Moderna, il MoM, no, di New York, però chiaramente dobbiamo capire come mantenerlo. Allora, incontri col direttore del Museo Madre di Napoli, anche lui molto interessato allo sviluppo del genere, abbiamo incontri con l'università, abbiamo incontri con le istituzioni, con una università anche americana. A tutti però io dico: fatemi capire poi come c'è il mantenimento di carattere economico. Ecco, allora, anche qui sembra che non stiamo facendo nulla, e invece si sta studiando, si stanno valutando una serie di contatti, e ovviamente poi ci sarà anche una parte aperta ai privati, su questo poi. Che oggettivamente penso che oggi molti procidani, non coloro che avranno la bontà di seguirci, hanno acquisito una serie di notizie che non sapevano. Sicuramente hanno un quadro più completo di quello che sta accadendo. Sono deleghe importanti, soprattutto per il futuro. I marittimi sono il passato, il presente e il futuro, ma tutto è messo a sistema. Realmente sarebbe un'altra economia, sarebbe un'altra Procida, probabilmente, mettere a sistema questi
questi tre elementi, Vivara, Terra Murata e i Marittimi, stiamo parlando di un'altra cosa. No, sì, sicuramente, anche se ripeto, a mio parere, ma penso che questo sia l'orientamento di tutta l'amministrazione, comunque il lavoro marittimo è da preservare sempre e comunque, a prescindere da quelli che potranno essere gli sviluppi alti, anche perché comunque dobbiamo ragionare sul fatto che il territorio isolano è piccolo, per cui ha una capacità ricettiva che non può andare oltre. Il lavoro marittimo rappresenta oggi, come hai detto tu, la voce più importante del PIL, e poi abbiamo una tradizione che dobbiamo essere orgogliosi di questa tradizione, perché ci porta nel mondo, per cui non da adesso, per cui come amministrazione abbiamo il dovere di tutelarla a 360 gradi. Volevo aggiungere invece l'ultima cosa su Terra Murata. C'è un progetto che già era iniziato prima, poi latitato per mesi, riguardo l'apertura di un percorso turistico all'interno di Palazzo d'Avalos, su cui stiamo lavorando per modificarne un attimino anche il senso, nel senso di non fare il giro così di gente che si fa il giro e se ne va. Come capita, esatto. No, io come assessore mi sto battendo su questo fatto e ci sto ragionando, insomma, con i tecnici, perché voglio un percorso che sia culturale nel vero senso del termine. Io voglio che chi venga a Procida, sia su Vivare, sia su Palazzo d'Avalos, sia su Santa Margherita, anche nell'abbazia, per quanto potrà accadere, sia un turismo attento. Cioè un turismo che, come dire, venga qui perché sia veramente determinato a farlo e abbia la voglia e il piacere di farlo, perché ovviamente abbiamo anche dei limiti numerici. Certo. Per cui ritorniamo poi a quel turismo non di qualità, però su un target ben preciso che ci valorizzi ancora di più. Ma io mi fermerei qui, ringrazio l'assessore Antonio Carananda, sono certo e spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione, e quindi se volete fare domande, acquisire nuovi dati, inviateli alla redazione, l'indirizzo scorre mentre parliamo, quindi fate questo, già lo invito per una prossima volta a breve, così che ne discutiamo, gli argomenti sono interessanti, importanti per il presente e il futuro dell'isola, e quindi sicuramente ci rivedremo per affrontarli e per entrare nello specifico, sperando che non ci vogliano secoli per andare avanti, ma diciamo da qui a breve avremo delle novità importanti, o comunque la macchina che si muove, quello è importante, sì, è importante la macchina che si muove, fare passi. Poi il tempo ci dirà se e come, e ovviamente l'assessore fa politica e quindi spera premio da questo punto di vista. Quindi lo ringrazio e lo saluto della sua presenza, ringrazio voi per averci seguito e alla prossima.